Buongiorno, allora oggi volevo farvi vedere come realizzare in modo molto semplice e veloce un aquilone per i nostri bimbi. Allora, con tutto il materiale un po' di scarto è molto semplice da utilizzare. Allora, o carta velina o dei fogli, quelli che vi applicano magari tra le pentole per incartare dei prodotti, quindi cose molto semplici e molto leggere, assolutamente. Allora, andiamo a prendere uno di questi, poi i bastoncini, quelli dei profumi, che siano, ecco, non molto imbarcati, un po' più dritti, e questi li spostiamo, forbice, nastro adesivo, colla e del filo, che sia il filo dei pacchi, i fili avanzati dei regali, le cordicine delle scarpe, dei fili normalissimi, è chiaro che più grande facciamo l'aquilone, più importante lo vogliamo fare, più serve un filo molto resistente. Quindi per un aquilone molto leggerino basta una cosa del genere, anche un filo piccolino. Se vogliamo fare un aquilone un po' più importante si può usare anche della carta normalissima, quindi non più carta velina o carta molto leggera, i bastoncini vanno sempre bene, e cominciare a utilizzare un filo un po' più forte. Ok, allora andiamo intanto con il nostro aquilone da realizzare. Spostiamo un po' di cose. Allora, prima cosa andiamo a realizzare un po' l'incrocio dei due bastoncini e con il filo lo andiamo a bloccare. Deve fare un po' una croce, quindi non a metà. Intanto facciamo X. Facciamo un doppio nodino, che così mi si blocca intanto il filo. Ecco, poi andiamo un attimino a posizionarlo un po' più o meno indicativamente, centrale, e andiamo a fare un po' di giri. Ecco, alterniamo un po', che così lo rendiamo un po' più solido. Andiamo a fare un nodino. Facciamo un altro per sicurezza. Facciamo tre, tre numero perfetto, vai, tre nodini. Ok. E tagliamo. E abbiamo la nostra crocetta. Andiamo ad aprire la carta. E proviamo anche a tenerla. Possiamo anche tenerla doppia, che così è magari un po' più solidina, un po' più resistente. Facciamo più o meno la nostra posizione, in lunghezza siamo già giusti, mettiamo in mezzo, andiamo a ritagliare un più o meno la sagoma, sono un po' più larghi.
Metto lo stesso. Anzi, se vogliamo andare ancora meglio, facciamo un segnetto. Ok, prima di andarlo a bloccare riprendiamo il nostro filo. Ok, andiamo sulla parte finale, sull'estremità, facciamo un po' di giri, ok, e facciamo il nodino. Due. Andiamo dall'altra estremità, lasciandolo però un po' più leggero, nel senso dobbiamo lasciargli un po' di arco, quindi non andiamo a stringerlo troppo. Giro e il nostro nodino. Stessa cosa di qua. Giù. Oggi non possiamo neanche fare un nodo semplice. No. Ok. Anche di qua stesso discorso, lasciamo sempre un po' più leggero. Così abbiamo lo spazio. Okay.
poi per il nostro aquilone. Quindi andiamo a riposizionarlo. Io vado a mettergli anche un pochettino di colla appena appena sotto, ci prepariamo tutti e due, e mi preparo già anche dei pezzettini di scotch. Lo blocchiamo e sullo stesso mettiamo anche lo scotch, lo prendo meglio, quindi prendiamo sia il bastoncino che la parte dietro, perfetto, di qua di colla. Blocco. Scotch. E scotch. E due. Questo che l'ho fatto doppio, qua vado a bloccare un attimino anche un po' qua. Il nostro scotch. Ok, qua c'è un attimo, sistemando un po'. Voilà. Poi possiamo decorarlo, appunto, fare i nostri bei nastrini. Lo chiudo. Ecco, l'ho fatto doppio più che altro per tenere un po' più resistente l'aquilone. Possiamo andare tranquillamente a prendere i nostri semplici nastrini, li si può tagliare e li attacchiamo sotto come coda, molto molto semplice, ok? Altrimenti possiamo realizzare con del nastro, quello da pacchi, possiamo fare praticamente magari degli anellini. Giusto per dargli un po' di decoro. Colla, non infilo. Vedete? E realizziamo la catenella da attaccare in fondo.
possiamo farla tutto di un colore, possiamo alternare i pezzettini. Più grande, più piccolo, giusto per dargli un po' di tocco di colore in più. Questa è anche molto semplice da attaccare, perché praticamente prima di chiudere l'ultimo la infiliamo sotto. Ed eccoci qui con il nostro bel aquilone tutto bello pronto. Eccolo qua, vedete, ho fatto quindi la catenina in fondo e i nastrini laterali. Ok, ho cambiato il filo, ho messo quello più fine e ora via!